Ciao a tutti! Allora, lo so, mi vedete un po' coperta, magari sono un po' esagerata ad avere i guanti, però io sono talmente freddolosa che anche le mani mi si congelano. A dire la verità, sono stata anche a raccogliere le olive in giardino, perché abbiamo un olivo e quindi boh, per provare vogliamo vedere un po' se viene fuori un po' d'olio da queste olive. E quindi fa abbastanza freddo fuori, ci sono state le prime gelate, quindi insomma i guanti si vogliono per forza. Ero bella coperta. E adesso sono al calduccio nel mio studio, rimontato da poco perché, appunto, come dicevo nello scorso video, c'è stata la rottura della caldaia che sta praticamente qui dietro. E quindi è stato rimontato tutto l'impianto nuovo, eccetera, eccetera. E i tempi purtroppo si sono dilungati, vari ritardi, e vabbè, lasciamo perdere. E quindi ho rimontato da poco lo studio, faccio questo video per annunciarvi finalmente l'uscita del nuovo inedito che si intitola Natura. Sono contentissima per questa nuova uscita che sarà venerdì, venerdì ragazzi, venerdì 27 novembre, quindi dopodomani. Oggi vabbè, martedì, registro oggi, però questo video uscirà domani, mercoledì, insomma. Il brano è stato scritto interamente da me questa volta ed è in italiano. È il settimo brano in italiano, il sesto scritto da me, perché Scintilla non l'ho scritto io. E, come ben sapete, penso. Ed è anche autoprodotto. È anche molto suonato, ho registrato il pianoforte, la chitarra, quindi li ho suonati in pratica e poi ho aggiunto varie cose perché non è che ho l'orchestra in casa, ragazzi, purtroppo no, magari mi piacerebbe in futuro saper suonare tanti altri strumenti, io suonerei qualsiasi cosa. Eccomi qua, ragazzi, dicevo. Stavo parlando di che cosa tratterà il mio ultimo singolo. Tratterà della perdita dei valori dovuta alla tecnologia che ha avuto il sopravvento. Diciamo che ha preso il controllo un po' delle nostre vite, è un dato di fatto, ormai da qualche decennio. E abbiamo perso il senso delle piccole cose, della semplicità. Infatti natura è intesa come proprio natura in senso letterale, però è anche intesa come la semplicità delle piccole cose. Appunto la vera bellezza sta in questo. È anche quindi un brano ambientalista, lo vedrete poi quando lo ascolterete. Anche perché appunto questo non accontentarci mai, perché noi non ci accontentiamo mai, vogliamo sempre di più, in generale. Anche dalla terra tendiamo sempre a sfruttarla di più e la terra non ha un minimo di respiro. E questo sta portando il pianeta appunto alla rovina. E niente, comunque questa canzone non è fatalista, ragazzi. Non è fatalista, non è che è tutta al negativo, cioè c'è anche un risvolto positivo e lo vedrete appena ascolterete il brano. E niente, io vi lascio, vi do appuntamento a venerdì 27 novembre con il nuovo singolo Natura. Ciao, grazie per tutto il vostro sostegno, grazie veramente, state aumentando ogni giorno, grazie. Ciao.